Isola dei famosi 13, scontro tra due concorrenti, spunta un fuori onda. Isola dei famosi, ecco cosa è accaduto in Honduras tra alcuni naufraghi. Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda l'isola dei famosi 13, in onda ogni martedì su Canale 5. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi continua ad essere al centro delle polemiche, a causa dell'ormai tanto discusso Cannagate. Striscia la notizia, infatti, in ogni puntata, non smette mai di cercare la verità sul caso, intervistando oltre che ad Eva Enger, autrice delle accuse, anche gli altri naufraghi. Del caso si è anche occupata Barbara D'Urso, ma ad oggi a quanto pare ancora non è stata trovata una giusta soluzione. Nell'articolo seguente, racconteremo cosa è accaduto tra tre concorrenti in Honduras. Rosa e Elena Morali fanno arrabbiare Alessia. A quanto pare sull'isola continuano i battibecchi. Durante la diretta di martedì sera, Rosa ed Elena Virgola hanno fatto arrabbiare la Mancini. Lo sfogo dell'ex letterina però non è stato mandato in onda ma trasmesso solo il giorno seguente durante il daytime. Alessia, infatti, senza giri di parole si è lasciata andare ad un lungo sfogo con i suoi colleghi, criticando le altre naufraghe. Lo sfogo di Alessia Mancini. Dopo il diverbio tra le tre, durante un fuori onda, Alessia Mancini ha affermato alcune parole contro le sue amiche dicendo, "Quanta cattiveria, vi si ritorcerà contro, prima o poi". Al momento Rosa ed Elena non hanno avuto ancora modo di confrontarsi con l'ex letterina, parlandone solamente con Amaurisa. Anche con quest'ultimo le due modelle non hanno perso occasione per litigare, rifiutando il cibo da lui stesso raccolto. Sia la Perrotta che la Morali, dopo essersi dissociate dagli altri, si stanno mostrando più combattive che mai, volendo arrivare a tutti i costi fino alla fine. Chi vincerà l'isola dei famosi 13? Lo scorso anno a vincere il cancelletto Isola dei famosi con grande favore del pubblico è stato Raz De Can. L'attore modello, infatti, fin dal suo arrivo in Honduras, malgrado il suo carattere era riuscito a conquistare il cuore di tutti, portando a casa il montepremi. Ad oggi non sembrano esserci ancora dei favori anche se Jonathan e Francesca Cipriani pare possano essere dei probabili vincitori. La bella bionda, grazie al suo carisma e alla sua simpatia riesce sempre a divertire, chissà se riuscirà a realizzare il suo sogno. Al momento è tutto, non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti. Per tutte le altre news ed informazioni sul mondo dello spettacolo, e non solo, continuate a seguirmi.